Non starò mai zitta. Arrestatelo e buttate la chiave. Voglio giustizia per mia sorella Aurora. Non può essere dimenticata. Lui l'ha picchiata, trascinata fino al settimo piano e l'ha scaraventata giù. Poi è sceso al bar, si è lavato le mani e ha dato l'allarme. Non si è suicidata. La storia con quel ragazzo era segnata da comportamenti possessivi e violenti. Con queste parole, Victoria Tila, 22 anni, ha espresso il suo dolore e la sua determinazione a ottenere giustizia per la sorella, Aurora, una ragazzina di 13 anni di origini albanesi, tragicamente scomparsa il 24 ottobre scorso. Aurora è caduta dal settimo piano del condominio dove viveva, a Piacenza, compiendo un volo di 9 metri e morendo sul colpo dopo aver atterrato su un terrazzo sottostante. Con lei c'era il suo ex fidanzatino di 15 anni, MS, ora indagato a piede libero dalla Procura dei Minori di Bologna per omicidio. MS è stato il primo a dare l'allerta al numero di emergenza, sostenendo che Aurora fosse caduta da sola. Tuttavia, solo un'autopsia potrà chiarire con certezza le circostanze della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, il 24 ottobre, un venerdì, Aurora non è andata a scuola perché non si sentiva bene. Intorno alle 8:30, mentre era in casa da sola, ha ricevuto la visita del quindicenne. Non è chiaro perché i due siano saliti al settimo piano del palazzo, in una zona comune dove si trova un abbaino che conduce a un terrazzo che affaccia sul cortile interno. Chi, poco dopo, è avvenuta la tragedia? Gli accertamenti condotti dalle autorità competenti mirano a ricostruire i movimenti della ragazza prima della caduta. I familiari di Aurora non hanno dubbi sulle responsabilità del quindicenne. Victoria sostiene che il ragazzo avesse già aggredito Aurora in passato e non riuscisse a accettare la fine della loro relazione. Aurora odiava la violenza. Era una persona gentile e sognatrice, desiderava solo vivere in serenità. Invece, lui le aveva già messo le mani addosso. Secondo Victoria, ci sarebbero anche screenshot di conversazioni, già in possesso degli inquirenti, in cui Aurora esprimeva il suo timore per il comportamento violento del ragazzo. L'avvocato della famiglia Tila, Lorenza Dordoni, ha rivelato che la madre di Aurora aveva già segnalato ai servizi sociali il comportamento del quindicenne, ritenuto ossessivo e geloso, evidenziando le difficoltà della ragazza nell'interrompere la relazione. La madre ha descritto come il ragazzo tormentasse sua figlia, presentandosi a scuola e a casa senza essere invitato, sottraendole il cellulare e impedendole di prendere le distanze. Aurora aveva parlato di queste esperienze anche con l'assistente sociale e, in uno dei suoi video su TikTok, aveva condiviso uno screenshot di una conversazione in cui MS si mostrava furioso perché lei si era iscritta a Instagram dicendole «Stiamo insieme e questo deve essere chiaro a tutti». Anche la madre di Aurora sembra certa delle responsabilità di MS, affermando che l'ultima volta l'ha picchiata 3 giorni prima della sua morte. La questione rimane aperta. È possibile che un ragazzo così giovane possa essere responsabile di un omicidio? L'avvocato di MS, Ettore Maini, ha sostenuto che il suo assistito è sconvolto e traumatizzato dagli eventi. Le amiche di Aurora stanno condividendo sui social video che la ritraggono sorridente e felice, mostrando il contrasto tra la sua apparente spensieratezza e la tragica realtà della sua giovane vita. All'Istituto Colombini di Piacenza, dove Aurora frequentava da poco la prima classe del liceo economico-sociale, è stato osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Se l'ipotesi del delitto fosse confermata, si tratterebbe dell'ennesimo femminicidio, questa volta perpetrato da un giovane, evidenziando una problematica sociale di grande rilevanza.